Noi siamo qui oggi per dire no alla guerra. Innanzitutto no ad una guerra in cui scatenata da due imperialismi, perché ci sono due imperialismi che stanno mettendo a rischio la pace nel continente, la sicurezza dei popoli dell'Ucraina e del resto d'Europa. Questa cosa bisogna ricordarsela, senza dubbio tutti i popoli hanno il diritto di scegliere la propria forma di governo, ma questo non vuol dire giocare con le speranze dei popoli portandoli in guerra gli uni contro gli altri. Questa è una cosa che nessuno ha il diritto di fare, né Putin né la NATO. La gente comune di nessun paese ha interesse nella guerra. L'interesse a fare la guerra ce l'hanno solo quelli che possiedono fabbriche di armi, quelli che possiedono le azioni, quelli che si arricchiscono vendendo armi. La gente comune non ha interesse a sostenere nessuna guerra, da nessuna parte, in nessuna alleanza. E poi c'è da dire che cosa dovrebbe essere l'Europa. L'Europa dovrebbe essere quella prospettata dal manifesto di Ventotene. Quando abbiamo iniziato a parlare di Europa unita, si parlava di farla finita con gli stati nazionali, farla finita con tutti i nazionalismi, dare a qualunque persona, qualunque sia la sua lingua, qualunque sia la sua cultura, di poter vivere in pace sulla sua terra, perché nessuno Stato-nazione tutela davvero i popoli. E quindi riconoscere le autonomie locali a tutte le comunità che ne hanno bisogno e smetterla di giocare col fuoco dei nazionalismi, smetterla di incoraggiare gli imperialismi, le vendite di armi e gli affari. E poi questa guerra abbiamo già iniziato a pagarla in bolletta, meno di chi è direttamente coinvolto in entrambi i lati del fronte, ma abbiamo già iniziato a pagarla in bolletta. E adesso ci vengono a dire che qualunque ipotesi di transizione ecologica sarà sostanzialmente annullata, ci vengono a dire ricominciamo a trivellare, tra un po' vedrete che verranno a dire il nucleare e quant'altro. Sono tutte soluzioni di cortissimo periodo, perché se non si affronta il sistema che produce la crisi climatica e che produce la guerra, saremo sempre in queste situazioni. E quindi c'è bisogno di un cambiamento di sistema, bisogna farla finita con il potere assoluto del capitale sulla vita delle persone comuni, farla finita con i nazionalismi, con gli stati-nazione e con i diversi imperialismi. Dire no alla guerra vuol dire no a tutto questo, al sistema che la guerra la produce. Non si può con una mano accettare l'aumento delle spese militari, accettare i diversi imperialismi e poi quando scoppia la guerra dire no alla guerra, sapendo che tanto non si verrà ascoltati. Occorre rifiutare tutto il sistema degli stati-nazione. L'Europa non può continuare ad essere umiliata in questo modo. I nazionalismi e gli imperialismi e i capitalismi che si contendono l'Europa sono la vera ragione della guerra. E occorre un cambiamento di sistema, sia contro la crisi climatica, sia per mettere fine alle guerre che rischiano di straziare questo continente anche, oltre i diversi posti in cui ci sono. Perché ricordiamo, non ci sono democrazie da nessuno dei lati, perché se da un lato quella di Putin è una dittatura, quella di Erdogan che sta nella NATO, che cos'è? Che sostiene l'ISIS. E assieme all'Ucraina fa i droni che ammazzano le persone, donne, bambini, anche lì, uomini, persone che difendono la propria terra in Rojava. Non ci sono né buoni né cattivi negli stati, nei governi, negli imperialismi. La gente comune ha un solo interesse, nella pace, nella giustizia sociale, nella trasformazione dell'economia, della società in maniera ecosostenibile ed egualitaria.